Dunque, questa è una tela di Alessandro Vasta, che non ebbe una vita lunga. Nasce nel 26 a Roma e muore nel 93. Quella tela che avremmo voluto vedere, ma non abbiamo potuto, è del 90, quindi è degli ultimi anni. Questo invece sarebbe intorno al 50-55, quindi il Vasta era molto giovane. Che cosa rappresenta questa tela? Rappresenta un santo. Il santo è quello qui, è San Liborio. San Liborio. E tra San Liborio, con le mani, con le braccia aperte, e questo infermo pressoché ignudo, nudo, corre un rapporto di reciproca comprensione, di reciproca umanità, perché l'infermo sta male, sta molto male, e si vede perché i suoi occhi sono molto languidi, sono molto addolorati. Basterebbero quei due occhi per dire che già si tratta di un poeta che attraverso gli occhi riesce ad esprimere una sensibilità umana. Da una bandana, ripeto, si vede che è sofferente. E San Liborio, che è un vescovo, sembra un Sant'Agostino, è ripreso da un'iconografia di Sant'Agostino, gli dice con un gesto eloquente delle mani, quindi ci sono due mani che si incontrano, la mano di San Liborio e la mano dell'infermo. Sono, è un dialogo muto ma molto molto bello. Gli dice di avere fiducia, di avere fiducia. Sornione, Sornione, ecco che siamo alla fine del Settecento, quindi è un'arte ludica, ludica, che il Patania non si sarebbe assolutamente sognato di giocare con i segni iconografici. Patania è un pittore serio che deve rispondere della serietà della sua arte al potentato Acese, quindi altro che giocare. Questo gioca e ci mette un angioletto che guarda Sornione il santo e che ha un cesto con delle pietre, ce ne mostra una nella mano sinistra di queste pietre. Ma insomma, che malattia ha questo poveretto? Ha dei calcoli renali, ha dei calcoli e sta soffrendo per calcoli renali. Il piccolino sta raccogliendo, e che calcoli, sta raccogliendo questi calcoli, e qua non c'è dolore, non c'è sofferenza, ma è il santo, il sacro che diventa gioco, l'arte sacra che diventa ludica, perché il popolo vuole questo, il popolo crede, ma ha bisogno del gioco della iconografia. E questa scena che avviene sulla terra, ecco, viene goduta dall'alto dei cieli, dove c'è una Madonna che col ditino dice guarda che sta succedendo, c'è un San Paolo che non è San Paolo che conosciamo noi, c'è San Giovanni Battista, c'è tutta questa corte di santi. Ora, questa arte è rappresentativa di una realtà acese. Quindi quando io dico che la storia dell'arte acese significa la storia della cultura acese, e che la storia della cultura acese significa la storia della società acese, dico qualcosa che sicuramente è vero. Io mi auguro che dopo di me ci siano dei giovani che accolgano questo messaggio, cioè che non studino l'arte acese per dire ah questa è bella come il Rubens, ma siamo pazzi, ecco. Questa è bella come il Rubens, anzi più bella del Rubens, perché noi ci identifichiamo con queste tele.